Consigliere particolare, di tutti i ruoli politici, deputato, ma insomma, presidente del consiglio, il sindaco è una cosa speciale, perché il sindaco è un pezzo della propria comunità. Il sindaco deve sentire, e tu so che lo fai, deve sentire la propria comunità come la sua famiglia. Se succede una cosa in una casa della propria città, deve sentirlo come proprio. Il dolore di una famiglia deve diventare il tuo dolore. Una bambina malata di celiachia che non trova da mangiare il pasto adatto nella scuola deve trovare il problema risolto. Ci deve essere sempre qualcuno, se non lo puoi fare tu direttamente, ci deve essere sempre qualcuno che è in grado di ascoltare. Io credo che noi avremmo risposto in quegli anni a centinaia di migliaia di lettere. Ma io dicevo sempre, quando le trasmettevo agli assessori, leggetele, perché se un cittadino scrive, allora c'erano meno Twitter, Facebook, eccetera, se un cittadino scrive vuol dire che un problema c'è, poi magari non ha ragione, ma bisogna ascoltarlo e rispondere. Altro che buttare via, come faceva il tuo predecessore, i cittadini dalle scale. Il contrario, il comune deve essere una casa aperta, deve avere un amico in comune, come è stato lo slogan della tua campagna elettorale precedente. E in una città l'obiettivo, e questo invece era lo slogan della campagna elettorale che facemmo, è che nessuno resti mai solo. Cioè nessuno si senta mai solo, dall'anziano non autosufficiente al ragazzo che ha dei problemi a chi ha del talento e lo vuole fare emergere. Una città, diceva un grande scrittore Italo Calvino, non è un insieme di mattoni, una città ha un'anima. L'anima che della città trasmette la destra è quella che io ho esemplificato nel caso di oggi. Una persona straniera, per di più un professore, aggredito in ragione del fatto che evidentemente una campagna di tipo xenofobo, di tipo razzista, diciamo, sia stata sul territorio nazionale nel corso di questi anni alimentata. Noi dobbiamo essere quelli che fanno comunità, che hanno dentro di sé la bellezza della parola solidarietà, che pensano che una città sia una rete in cui ciascuno ha qualcosa da dare e da scambiare con l'altro. Questo è un'amministrazione di centro-sinistra e questa è stata la storia dell'esperienza di governo di Mauro Mazzola, una storia che io spero continui e continui sapendo che fino al 6 maggio tu sarai il candidato al centro-sinistra, dal giorno dopo torni ad essere il sindaco di tutti i cittadini.